Con l'entrata in vigore in Emilia-Romagna della DGR del 3 aprile 2018, tutti gli stabilimenti del territorio autorizzati con autorizzazione integrata ambientale, entro il 31 di ottobre 2018 dovranno inviare alle ARPAE di riferimento, una proposta di piano di monitoraggio del suolo e delle acque del sottosuolo del proprio stabilimento. Noi di Remark possiamo offrirvi supporto per poter individuare quali sono i punti da monitorare attraverso dei professionisti del settore e per poter inviare la proposta entro la data prevista alle ARPA di riferimento.